Finalmente si parla di flessibilità, quest'anno può essere l'anno della flessibilità. Dopo la rigidità della riforma Fornero e le tante sofferenze legate a quell'inaudito aumento improvviso aumento dell'età pensionabile che ha sconvolto i piani di vita di tante persone, oggi è possibile veramente essere coerenti con un impianto del sistema contributivo che presuppone la possibilità entro un certo limite di anni di età di poter scegliere con una penalità comunque di scegliere di andare in pensione. Stiamo parlando di questo, speriamo che se ne parli al più presto in un tavolo del governo, noi parlamentari per questo siamo impegnati. Il Presidente della Commissione Lavoro Damiano ha ben chiarito che non si può pensare ad un'anticipazione dell'età pensionabile come un prestito erogato da una banca. Io penso che questo sarebbe un modo per aprire un varco a un'idea di privatizzazione del sistema veramente del tutto sbagliata, anche perché il nostro sistema, grazie alle riforme fatte negli anni 90, è certamente un sistema in equilibrio, un sistema che ha bisogno di correzioni, ma un sistema che nel segno dell'equità può essere veramente messo di nuovo e un pochino di più al servizio anche delle persone, non soltanto dei calcoli del nostro bilancio nazionale.